Appuntamento come promesso con Extra Basket dedicato anche al settore giovanile ma anche alla realtà femminile. Siamo in compagnia di Roberto Russo, uno degli istruttori del settore giovanile del Basket Ananni. Ciao Roberto, benvenuto. Benvenuto a te. Parliamo con te della tua prima esperienza in ciociaria ad Ananni. Primo anno per te, come hai conosciuto la realtà del Basket Ananni? Guarda, io sono arrivato quest'estate e devo dire che è stato semplicissimo ambientarsi. Perché ho trovato Luca Zavaroni, che è responsabile tecnico, che è una persona di grande spessore umano, oltre che chiaramente di spessore tecnico, con il quale ho sempre condiviso, diciamo, i principi di filosofia di basket giovanile. Poi ho trovato una società che è appassionata vera di basket. Masino Di Palma e Giuliano Liberatori sono, prima che imprenditori, sono due veri malati di basket, e quindi è stato davvero semplice trovare, come dire, la comunicazione giusta per cominciare a porre le basi per sviluppare un settore femminile nel quale crediamo tanto e con il quale abbiamo cominciato a lavorare partendo da, diciamo, una situazione di anno zero, e costruendo soprattutto le basi con le categorie più piccole, reclutando le bambine piccole e cominciando a pensare anche poi alle ragazze un po' più grandi in prospettiva futura, diciamo. Poco più che trentenne, il basket e Roberto Russo vivono insieme da quanto tempo e ovviamente come ti sei avvicinato al mondo dell'allenamento e dell'allenatore e dell'istruttore, se vogliamo? Allora, ti posso dire che io sono uno di quei bambini che quando aveva 10 anni, io sono di Caserta, e quando aveva 10-11 anni ha vissuto l'epopea dello scudetto a Caserta. Io penso che l'80% dei bambini della mia età si sono avvicinati e sono rimasti poi vicini al basket. Io ho continuato a coltivare questa passione, l'ho fatta poco da giocatore con scarsi risultati, e ho cominciato a lavorare da allenatore, ormai sono, questo è il decimo anno che pratico questa professione, lo faccio proprio a tempo pieno, non svolgo altre professioni. E per 9 anni ho lavorato a Roma nel settore giovanile dell'Esquilino, che è una società nuova che quando sono arrivato svolgeva attività di dopo scuola o poco più. Sono stato fortunato, grazie alla collaborazione di un presidente come Claudio Silvestri, siamo riusciti a lavorare bene. In poco tempo, da 30 bambini, siamo arrivati a tantissimi tesserati, oltre 200-250, squadre in eccellenza maschile, squadre femminili. E niente, è stata fortuna, sono andati bene e adesso sono qui. E soprattutto sono venute qui anche due o tre ragazze che ho avuto la fortuna di vivere a Roma, che adesso fanno parte della prima squadra della Ananni Basket. Roberto Russo e il Basket Ananni, vi siete conosciuti quest'estate, ora siamo, diciamo, più o meno a metà del percorso, anche qualcosa in più se vogliamo, tolti i camp estivi. Certo. Il tuo bilancio te lo chiedo tra un po', a che punto è il Basket Ananni per il settore giovanile e il settore femminile, adesso che siamo all'inizio del 2012? Beh, tanto, tanto si è fatto, tantissimo altro ancora si farà. Per intenderci, abbiamo, come ti dicevo, costruito le basi cominciando a lavorare su gruppi in allestimento come gruppi 2000-2001, quindi veramente di mini basket, di bimbe che si avvicinano alla pallacanestro. Ho trovato già un gruppo 98 già formato, che ancora, diciamo, work in progress, entusiasta di giocare a basket, che si sta divertendo e sta crescendo molto. Poi abbiamo fatto, quindi stiamo parlando di under 14, abbiamo fatto il campionato under 15 con le poche 97 che avevamo, e abbiamo una prima squadra che quest'anno sta giocando il campionato di Serie C femminile, che è formata per 10-13esimi del roster da ragazze 17enni, 16enni, al massimo 18enni. E è chiaro che insomma, parlando, ti anticipo io, del bilancio, noi non ci siamo posti diciamo, aspettative in termini di risultato, non a livello giovanile perché non è il caso, ma nemmeno a livello di prima squadra. Però le cose stanno andando bene, le ragazze stanno crescendo, veniamo da un buonissimo momento, 5 vittorie nelle ultime 6 gare, quindi sai, si crea entusiasmo. Ieri la partita con Spoleto c'era tanta gente e questo fa bene, insomma, mette benzina poi su quelle che sono, su quello che è un progetto che l'anno prossimo si svilupperà ancora di più. Cominceremo il reclutamento a livello giovanile, così come si è fatto a livello maschile negli ultimi anni tanto bene.
ad Anagni. A livello strutturale, Anagni e la società Basket Anagni forse ha pochi rivali in tutta Italia, strutture sì, come il Palacogge e il Palaciotti, così come tutte le altre magari legate alle scuole del circondario, sono uniche. Questo va paragonato anche ad un bacino d'utenza di riferimento giovanile che può offrire quanto? Allora, se parliamo di settore femminile, Anagni Basket attualmente in tutta la ciociaria è l'unica società che fa basket di prima squadra, che ha varie categorie femminili. Poi ci sono anche altre società che si stanno cominciando un pochino a strutturare, però diciamo Anagni Basket vuole essere un po' il punto di riferimento. A noi interessa collaborare con tutte le realtà della sociale e di Roma Sud, sempre nel pieno rispetto dell'autonomia di ogni società, per poter riuscire diciamo, a costruire un qualcosa, a fare un progetto comune con loro e costruire qualcosa di veramente importante a livello nazionale. Quindi a livello femminile diciamo, è anche più semplice se vogliamo, per quanto il basket, tu lo sai, è uno sport che si avvicina, a cui i maschi si avvicinano più facilmente che le ragazze. Okay, perché è uno sport di contatto, perché i genitori all'inizio sono un po' restii, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il discorso maschile, Anagni è già un punto di riferimento, ha una foresteria con 8 ragazzi e ti devo dire che non c'è solo un discorso di strutture qui ad Anagni, ma c'è un discorso di qualità dello staff tecnico. Perché io arrivo, trovo Luca Zavaroni, di cui abbiamo già parlato, trovo Fabio Ligo, che è un altro ottimo allenatore che si occupa dell'Under 15, trovo dei preparatori che sono di altissima qualità, trovo il fisioterapista, c'è l'osteopata, c'è il medico, c'è il capo allenatore della Serie A che è sempre vicino a noi, come Luciano Nunzi, col quale c'è tanta comunicazione. Credimi, è veramente semplice far bene in un contesto così. Poi sta a noi e sta chiaramente al campo e al lavoro. Lo so che è difficile farlo quando si parla di giovani, sia ragazzi che ragazze. Potenzialmente però, vista la tua esperienza e quella anche delle persone che hai citato prima, ci sono ragazzi e ragazze che potrebbero un domani, visto il settore giovanile di oggi della Anagni Basket, arrivare chissà al grande palcoscenico? Beh, è sempre difficile dirlo, però sì, sicuramente per quanto riguarda la maschile ci sono degli ottimi prospetti, sia cresciuti in casa, non so, mi viene in mente, adesso vuoi fare un torto a qualcuno magari, però ti posso dire, non so, Filippo Serra, che è un ragazzo che è cresciuto qui. Potrei parlarti di Boccacci, che è un ottimo ragazzo con un potenziale fisico-atletico importante. C'è Paolo Di Marcello, che è un ragazzo che si sta facendo valere molto nel campionato Under 17. Quanto riguarda le ragazze, è venuta con me dall'Esquilino da Roma, una 95 che è molto molto talentuosa, molto invidiata, che è Camilla Tennennini, che si sta facendo molto valere già nel campionato di Serie C. Proprio vogliamo dati alla mano in doppia-doppia ogni domenica. Abbiamo anche 96 nate qui ad Anagni, come Erika Pagliocca, che è una ragazza che è alla seconda presenza e subito pronti via, dato il suo apporto. Guarda, son tante. Se ti devo dire proprio a livello di talento individuale, quelle che ti ho citato sono probabilmente quelle che adesso sembrano abbiano le migliori prospettive. Poi chi vivrà vedrà, insomma, noi siamo qui per questo, cerchiamo di fare in modo che il potenziale venga espresso, ecco. Nota dolente, se vogliamo, in chiusura è quella del riferimento della federazione, una federazione che a livello di regolamenti per i campionati superiori non consente spesso ad una società di poter allestire un settore giovanile senza investire, cosa che Anagni fa da tanti anni. Secondo te quanto si sta sbagliando e, visto che siamo alla fine del quadriennio olimpico, quanto si potrà fare, magari con un nuovo presidente, Meneghin permettendo, per i prossimi anni? Si può far tanto. Io ti devo dire che ci sono tante cose, tra virgolette, un po' strane, no? Adesso parlando di settore femminile, noi tutti sappiamo che il settore femminile è un settore in crisi nel basket italiano, un settore che perde tesserate, che perde società. Ok, Anagni infatti è un po' un'isola felice, una mosca bianca che cerca di rilanciare un qualcosa che in realtà è decadente in Italia. E trovi invece, vai a vedere, trovi molte più regole e regolette che vanno a burocratizzare delle situazioni che in realtà andrebbero sburocratizzate. Ti faccio un esempio molto banale. Io con la Serie C non posso schierare più di 5 giocatrici in doppio utilizzo o in prestito.
mentre nella maschile invece questo non c'è questo limite. Cosa significa? Significa che se io voglio investire sulla pallacanestro, se c'è una 95 brava di Frosinone, c'è una 94 brava di Pomezia, ce ne sono due brave di qua, io posso fare giocare solo 5, capito? E quindi una di queste, qualcuna di queste qui magari sarà costretta a non giocare, perché non esiste un'altra società che le fa giocare. Io sto facendo degli esempi, chiaramente non mi riferisco a Pomezia o a Frosinone, potevo dirti Morolo o Sgurgola. È chiaro che noi allenatori dobbiamo occuparci del campo. Saremmo grati, diciamo, a chi invece si occupa di politica se riuscissero a metterci nelle condizioni migliori per farlo senza, voglio dire, porre troppi paletti a chi vuole investire. E a Nani Basket vi garantisco che sta investendo tanto e ancora investirà sul settore giovanile. Ultimissima cosa, il tuo invito a chi ci guarda a casa, ragazzo o ragazza che sia, papà o mamma che ci guardano, per poter far sì che il basket entri sempre più nelle famiglie della nostra zona. Basket è uno sport straordinario, è lo sport di squadra che più esalta, credo, il talento individuale in un discorso di regole di squadra. È uno sport di fantasia, uno sport di contatto, è uno sport davvero che insegna a vivere, maschi e femmine. Io lo vedo, insomma, bambine che sono cresciute, che hanno cominciato a giocare a basket magari a 8-9 anni, crescono con una padronanza poi dei propri mezzi, che riescono a portarsi anche al di fuori del campo. Adesso non voglio fare paragoni spiacevoli con altri sport, perché non è questo il luogo, sono mie opinioni personali, però garantisco insomma, a tutti che almeno un tentativo per giocare a basket bisogna farlo, e chi lo farà non se ne pentirà. Grazie Roberto, buon basket e in bocca al lupo. Grazie a te, buon lavoro.